Il presidente Mattarella col presidente tedesco Steinmeier, le regole di bilancio europee non siano ottuse e cieche. Notte siracusana per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme con il presidente federale della Germania Frank-Walter Steinmeier in un noto albergo sul lungomare di Ortigia. Ieri la prima tappa della visita al Castello Maniace a Ortigia, dove i due presidenti si sono intrattenuti a colloquio con le rispettive delegazioni ufficiali. Successivamente Mattarella e Steinmeier sono recati al Teatro Comunale di Siracusa per la cerimonia di premiazione del premio Presidenti ai sindaci vincitori, al termine della quale hanno assistito ieri sera al Teatro Greco alla rappresentazione Ulisse, l'ultima odissea. Nel colloquio con Steinmeier è emersa la proposta del Presidente Mattarella. Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio europeo. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale. Dopo una notte serena al Grand Hotel des Etrangers, nell'accoglienza siracusana, la delegazione dei due presidenti si è diretta presso la sede dell'aeronautica militare di Via Elorina, dove sono saliti su un elicottero per la visita dei due capi di Stato a Piazza Armerina. Lì il sorvolo sulle zone interessate dagli incendi degli ultimi mesi e la visita alla Villa Romana del Casale. Successivamente all'Associazione Don Bosco 2000 verrà presentata l'attività dell'associazione dedicata all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Al termine Mattarella e Steinmeier terranno una conferenza stampa. Ultima tappa nel pomeriggio a Catania, dove è prevista la visita dello stabilimento Free Sun Gigafactory di Enel Green Power. Impeccabile a Siracusa l'ordine pubblico delle forze dell'ordine sotto l'egida della prefettura e della polizia municipale.